Buongiorno, bentornati a quello che è l'inizio di una nuova stagione di Serie A. E qui, su Inter TV in esclusiva, la presentazione del nuovo coach dell'Inter. Diamo il benvenuto a Simone Inzaghi. Non vorrei avere le solite paranoie, ma già il fatto che non sia qui mi preoccupa. Qualcuno... Sì, signorina? Dov'è? Ma perché lì? Vabbè, riusciamo a collegarci? Buongiorno, mister. Ma come mai è in ospedale, mi scusi? Beh, ho parlato con il dottore. Ci dispiace, c'è qualcosa che non va? Che io sappia, no. Ho parlato con il dottor Marotta. Guardi, sarò clemente perché è appena arrivato, ma il dottore di cui parla non è quello di cui parla. Ha sbagliato sede. Venga qui in sala conferenza. E come ci arrivo? E beh, ci sarà qualcuno. Ah, vabbè. Allora aspetti un attimo, eh. Mi porta lei? Mi scappa da lì. Che fai? Mi porta lei? Ma lasci stare i dottori, venga che l'aspettiamo. Ah, vabbè. Allora adesso spiego le ali e arrivo. No, ma... Mamma mia, che situazione complicata. Oh. Eccomi. Buongiorno. È il telefonino. Pronto? Sì? No! Che succede? Ma stavo... No! Vabbè, ti richiamo dopo, aspetta! Stavo parlando col mio nuovo acquisto! Ciao, raga! Eccoci che ci risiamo! Dai, ci provi, mister! Ciao, raga! Ciao! No, mister! No, mister! Ciao, amico! No, mister, glielo dico io, è Çalhanoğlu. Ah, sì, ecco, lui ha fatto un po' di confusione, è andato al Milanello, così io gli ho detto che era la sede sbagliata. Ah, l'ho sbagliato. Oh, beh, dai, secondo me lei in conferenza è ancora meglio di Conte, a parte il piccolo scivolino iniziale. Perché gli ho detto che la sede giusta sarebbe stata... All'Olimpico! Ma no, mister, ma perché... All'Olimpico! Ma perché i coach non si accorgono di essere all'Inter? Dice davvero? Presto! Presto allora! Beppe! Marotta! E dobbiamo subito fermare allora Çalhanoğlu! Lascia stare! Çalhanoğlu! Ma... Parliamo della nuova stagione. Fa caldo, vero? Beh, in effetti, ma non è questo che intendevo. È per questo che ho chiamato il Primavera ad aggregarsi con la mia squadra. Magari loro ci porteranno anche un po' più di freschezza, essendo che la stagione è della pioggia. Si fermi subito, mamma mia. Parliamo della sua rosa. Ma da quando è che vede degli uomini in rosa nella mia squadra? Non ti accorto, eh? Che siamo del colore dei nero celeste? Sì, ok, sarebbe nero azzurro, ma mi riferivo al gruppo squadra. Ha già avuto modo di conoscerne alcuni con il tempo? Sì, devo proprio dire che qui dal primo giorno stiamo facendo sul serio. Oh, bene. De Vrij l'ho allenato, a Kolarov ci ho giocato. Infatti questo è un vantaggio, soprattutto se giochi a poker insieme a lui. No, allora passiamo ad altri argomenti. La nuova squadra quest'anno ha voluto alzare un po' l'età media? Certo, anche perché i giovani devono poter crescere per poter alla fine spiccare il volo. Diremo che non era alludente alla Lazio, ma... Pronto? E questa volta chi è? Sì? Scusate, c'è una persona che vorrebbe parlare con voi.
Okay. Ma chi è? C'è una persona che dice che si è persa. Ma chi è? Vorrei parlare con voi. Ma oggi si perdono tutti. Oh mio Dio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io vi presento Tottenham, Juventus, Real Madrid. Ma cosa le è successo, Conte? Mi sono perso. Perché io pensavo di andare a Torino per poter firmare il nuovo contratto con la Juventus per la conferenza stampa di benvenuto, ovviamente. Però non appena arrivato in sede, mi hanno subito respinto dicendo di andare a mangiare la cassola. Come se io avessi mai allenato a Milano, ma le sarebbe possibile mai questa cosa? Sì, lei è stato qui 2 anni. Dopodiché, per il taglio stipendi, se n'è andato. Comunque, ci tenevamo, a nome dell'Italia, ringraziare l'Inter intera per quel gol di Barella contro il Belgio. No, non dovevate, troppo. Dai, adesso non facciamo i modesti. No, anche perché, parlando in termini di numeri, avete ringraziato troppe persone, in quanto... In che senso, scusi? Sì, anche perché se Barella ha segnato quel gol contro il Belgio, l'unica persona che ha tutti i meriti sono io. Ok, la dobbiamo salutare adesso. Comunque, vi faccio dire in conferenza stampa che sono molto contento, 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 ma soprattutto conte prima di tutto e poi indò. Oh, molto bene. Torniamo a noi. Lo sa che la squadra necessita di una rosa anche più giovane? Ma, se tanto insistete qualcosa si può fare per ringiovanire. Oh, perfetto. E avete già iniziato ad avere i contatti con qualcuno? Ogni giorno! Splendido! E vuole dirci... vuole dirci qualcosa, darci un piccolo spoiler? Mia mamma è la più giovane del circo. No, stop. Parliamo d'altro. Sempre meglio cambiare discorso. Del circolo, E difesa del titolo di campioni d'Italia. Certo. Qui vorrei rassicurare tutti i tifosi. Oh, che bene, bene. Che saremo capaci di sollevare tantissime coppe quest'anno. Ah, però, vedo che lei dunque non è tanto scaramantico. Ma scherza! Noi quest'anno lanceremo sicuramente le coppe. Anzi, potrei darle una prova già adesso. Un prototipo di coppa che potremo alzare quest'anno. Ma come? Cioè, prima ancora che inizi il campionato? La vuole vedere? Me la mostri? E non fa un rullo di tamburi? Rullo di tamburi, prego. Siete pronti? Oh. No, me lo immagino. Perché da dove vengo io la coppa l'alziamo, ma ci piace pure. Bene cari amici telespettatori, anche questo video termina qui, spero abbiate apprezzato l'inizio di quello che sarà, speriamo, un lungo percorso insieme al nostro Simone Inzaghi, augurandogli naturalmente di fare il meglio possibile, poi noi ironizziamo al massimo certe cose. Oggi ho registrato nel giorno in cui c'è la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra, che ansia, però nel compenso mi si è rotto anche il motore della macchina, quindi non può che andare meglio questa giornata. Rimanete connessi e